Ritrovati per questa edizione di Sport News 24 live. In apertura la Volley B2 femminile perché finalmente parte la stagione 24-25. Dunque, moltissime squadre in campo per centrare l'obiettivo nella Serie B1 nazionale. Tra queste, la Pallavolo Cirignola che comincia la sua avventura dall'Abruzzo. Con il campionato di Serie B2 femminile che partirà esattamente il prossimo 12 ottobre con il protagonista la Pallavolo Cirignola. La formazione allenata per il secondo anno consecutivo da Francesco Scarbi si prepara all'importante debutto che avverrà il prossimo fine settimana in trasferta in terra abruzzese contro la Pescara Project. Le Pantere che si sono rinnovate quest'anno tra riconferme e new entry hanno e puntano anche sulla condizione di poter arrivare in Serie B1 nazionale. Una corsa che comincerà proprio dal prossimo weekend. Di contro la formazione abruzzese che aspira invece ad avere un campionato tranquillo, quantomeno mantenere la categoria e non sarà semplice. Sono dunque molti i motivi di interesse per un campionato che si preannuncia altamente spettacolare. Come già vedete nella nostra grafica, le partite in programma della prima giornata spalmate tra sabato 12 e domenica 13 ottobre. Il 12 ottobre Villarica Napoli, Isernia, Santoro Salerno Parchè Napoli, Pescara Project, Pallavolo Cirignola, Arabona Pescara Green Energy Castellaneta. Invece, per quanto riguarda il 13 ottobre, le sfide in programma saranno Monopoli Matese Caserta, Pallavolo L'Aquila Nardò e Leonessa Bari Cutroviano. E le sensazioni della vigilia per quanto riguarda la Pallavolo Cirignola, attesa soprattutto alla trasferta in terra abruzzese contro il Pescara Project, nelle parole del tecnico delle Pantere Francesco Sgarbi, confermato per la seconda volta alla guida della squadra, una settimana passata tranquillamente e anche con qualche apprensione in più. Francesco Sgarbi, coach della Pallavolo Cirignola, finalmente l'attesa sta per finire, si parte con il campionato, la prima in trasferta in terra abruzzese contro il Pescara Project. Come state vivendo e come avete trascorso la settimana? No, la settimana sta proseguendo abbastanza regolare, ci sono i soliti acciacchi da preparazione, come ce l'abbiamo tutti, c'è molta attesa di cominciare questo campionato e di vedere che cosa siamo in grado di mettere in campo già da subito. Senti Francesco, una novità penso che ce la potrai dare, che Donatella Cuoco non sarà nella partita. No, Donatella Cuoco ha avuto una decina di giorni fa un piccolo problemino in fase di riscaldamento di un'amichevole e la società con lo staff medico sta valutando il decorso, ma sicuramente non sarà disponibile, se ne riparerà per la prossima a seconda di quello che ci daranno gli esami di settimana. Ultima domanda, come ti aspetti la squadra abruzzese? Pescara è una squadra giovane che sicuramente avrà voglia di mettere in campo la sua freschezza, la sua determinazione, sono ben strutturati fisicamente, le prime giornate sono sempre un'incognita per tutti, i valori magari non sono ancora arrivati al top, quindi mi aspetto una sfida difficile, dovremmo essere molto bravi a far bene le nostre cose per poterla portare a casa. E per quanto riguarda invece la Serie C femminile, aspettative importanti, soprattutto per la Fenice Libera a Virtus, che debutta nella prima del campionato dopo la retrocessione dalla Serie B2. Le ragazze, tutte cirignolane o vattine allenate da Cosimo Di Lucia, sono attese alla sfida importante contro la Zesta Trevizio. Le aspettative in casa Fenice Libera Virtus in vista dell'imminente avvio del campionato di Serie C femminile porta ad avere nuove riconferme per l'organico di Coccio e di Lucia. Infatti, poche ore fa la società giallorossa ha comunicato le riconferme per Giulia Lupi, Sofia Massafra e Gaia Arcieri. Già in prima squadra la passata stagione, la società ha deciso di far proseguire il loro cammino anche in C donne.
Le tre virtussine hanno fatto sapere di essere contente di far parte del gruppo, cariche e determinate per dare questo nuovo inizio e orgogliose di rappresentare i colori della squadra. Coach Di Lucia ci sprona a dare il meglio in ogni allenamento per migliorarci ed essere costantemente sul pezzo. L'inizio della stagione è fissato per il 12 ottobre, prima di campionato in trasferta contro la Zest Terlizzi, formazione varese allenata da Nicola Coronelli, che cercherà sin da subito di sfruttare il fattore campo per centrare la vittoria. E il colpo grosso per quanto riguarda la Fenice Libera Virtus è arrivato proprio poche ore fa, perché la società ovantina ha ufficializzato un altro componente delle roster. Si tratta di Ilenia Novia Ortese, che vanta un curriculum di tutto rispetto. Tra l'altro, l'ultima squadra dove ha militato è stata proprio la Pallavolo Cerignola. Nelle sue prime parole dice: sono entusiasta di affrontare questa stagione con una squadra giovane e piena di talento. Metterò in campo tutta la mia esperienza e il mio impegno per aiutare il gruppo ad esprimere il suo massimo potenziale. Siamo pronte a lottare per ogni punto, consapevoli che il lavoro collettivo e la determinazione saranno fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi. E ricordiamo anche quale sarà il quadro della prima giornata di campionato in programma il prossimo 12 ottobre, che vedrà protagoniste queste sfide: Amatori Bari Turi, Orsa Cuti Valley Acquaviva, Zest Terlizzi Fenice Libera Virtus, Volley ASD Barletta, ASEM Bari Volley Trani, poi Volley Corato Maxima Volley. Questa partita invece è in programma il 13 ottobre, come potete vedere anche dalla nostra grafica, e poi Prima Donna Bari Dinamo Molfetta. Bene, prima di proseguire con gli altri avvenimenti, una notizia appena giunta in redazione, la vedete: Yannick Sinner ha battuto il ceco Macak nella semifinale del Masters ATP di Shanghai. Il ceco, che era stato protagonista nei quarti eliminando lo spagnolo Carlos Alcaraz, non ha potuto far nulla contro la classe del numero uno mondiale delle classifiche ATP. Il punteggio finale ha premiato Sinner con il punteggio di 6-4-7-5. Dunque chiuderà aritmeticamente l'anno dal numero uno del ranking mondiale, e Sinner affronterà il vincente dell'altra semifinale in corso tra Novak Djokovic e Taylor Fritz. E adesso andiamo a parlare di Nations League, perché l'Italia della di Luciano Spalletti ha affrontato la sfida importante per quanto concerne la Nations League giovedì scorso allo Stadio Olimpico contro il Belgio. Iniziale vantaggio con Cambiasso dopo un minuto, poi il raddoppio di Retegui, l'espulsione di Pellegrini ha complicato le cose per la formazione azzurra, che ha dovuto subire la riscossa del Belgio, che ha accorciato le distanze su punizione e poi ha pareggiato intorno al 15° minuto del secondo tempo. Adesso per i ragazzi allenati da Luciano Spalletti, lunedì l'attesa a prova per cercare di raggiungere, di mantenere soprattutto la testa della classifica contro Israele. Veniamo adesso alla Lega Pro. La nona giornata di campionato ha visto il successo dell'Audace Cerignola e per almeno 24 ore si troverà da sola in testa alla classifica del campionato. Importanti verdetti sono scaturiti negli anticipi del venerdì, che hanno aperto la nona giornata della Lega Pro calcistica. L'Audace Cerignola per 24 ore è in testa alla classifica. I gialloblu ovantini, allenati da Giuseppe Raffaele, hanno vinto al Monterisi con il punteggio di 2-0, con le firme segnate nel primo tempo da Visentin e poi in contropiede da Salvemini alla 16° del secondo tempo. La Turris ottiene un'importante vittoria in trasferta contro la formazione della Cavese in un derby campano molto interessante. Apre le marcature nel primo tempo Giannone al 15°. Nella ripresa il raddoppio ancora del giocatore citato, che si guadagna così una doppietta personale. Il gol dell'accorciamento delle distanze della Cavese ad opera di Sorrentino al 27°.
Il Messina per 92 minuti assapora il sogno dei tre punti nella sfida contro il Trapani. La formazione ospite era passata in vantaggio al quarto minuto del secondo tempo su rigore con Anatriello, ma in pieno recupero al 94esimo Udo porta in parità la sfida tra le due squadre, che comunque hanno dato prova di gran temperamento in campo per tutti i 90 e passa minuti di gioco. Aspettative importanti anche per la capolista Monopoli, di scena in casa contro il Crotone, da reduce dalla vittoria ottenuta nel derby contro l'Altamura. Invece aspettative importanti per le altre due pugliesi, Taranto e Poggia, anzi ed anche Altamura, non dimentichiamolo, perché l'Altamura sarà impegnato sabato nella delicata trasferta contro il Catania dopo la sconfitta interna subita dalla capolista Monopoli. Vi dicevo anche aspettative importanti anche per Taranto e Foggia. Gli Ionici, dopo il turno di campionato che li ha visti perdere allo Zaccheria contro il Foggia per 2-0, sono decisi al riscatto nella sfida interna contro il Vicerno, che aveva pareggiato 1-1 contro la Cavese, mentre il Foggia, forte del successo ottenuto allo Zaccheria nel derby contro la formazione ionica, è attesa alla trasferta del Potenza, che ricordiamo nel successivo turno di campionato, quello dello scorso weekend, era andata a vincere in trasferta sul terreno della Juventus Next Generation con il punteggio di 3-2, e soprattutto anche cercare di saper spontare appieno quello che sarà il prossimo turno di campionato. E dunque l'audace Cerignola per 24 ore è in testa alla classifica in attesa di capire cosa farà il Monopoli. Le sensazioni delle post partita, nelle parole del tecnico dell'audace Cerignola Giuseppe Raffaele, che elogia i suoi ragazzi per la prestazione offerta. Nel gioco abbiamo affrontato una squadra che prima di oggi aveva perso soltanto una partita e che aveva ottenuto due vittorie in trasferta su campi anche non semplici come quello di Monopoli e come quello di Crotone, che alla vigilia, ripeto, era una partita molto impegnativa, e la squadra prosegue queste prestazioni secondo me da lungo tempo, che sono veramente importanti. Ho il cruccio mai come stasera di avere finalizzato, che la squadra abbia finalizzato meno, molto meno di quello che ha prodotto, quindi poi queste partite possono diventare anche difficili. Poi il 2-0 ci ha messo le condizioni di continuare ancora con più serenità, ma lo abbiamo fatto per tutti i 90 minuti, quindi ripeto, per me non è una sorpresa, come non sono i risultati di questa sera una sorpresa, visto che mi sembra che la Lul sia andata a espugnare i Cavalieri Tirreni e che il Messina in 10 per 80 minuti ha pareggiato in casa di una corazzata, no? Per dire che questo è un campionato che forse quando io dico che alla vigilia della partita ogni partita parte 0-0 è per tutte le squadre così, anche per chi ha sbandierato di dover vincere il campionato a tutti i costi e da organici super pieni di giocatori importanti, quindi quello che noi stiamo facendo gradirei che possa apprezzarlo, perché ho sentito in quella settimana l'autostima, ho sentito questo, ho sentito quello, ho sentito quell'altro. Per me il calcio è una cosa semplice, una squadra gioca, è organizzata, gioca bene, è normale che in un anno ci può essere pure che in un anno ci sono partite dove l'episodio negativo ti può indirizzare una partita come ci è successo a noi, o che al termine di tre partite consecutive da 90 minuti in un momento dove hai l'organico molto rabberciato un po' la paghi. Ma se andiamo a vedere sul lungo percorso, questa squadra non mi sorprende per niente la prestazione di stasera. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di Sport News 24 Live. Vi ringraziamo come sempre di essere stati in nostra compagnia. L'informazione sportiva torna come sempre domani alle 12:45. Grazie per averci seguito e buon fine settimana.